Buonasera, torniamo con questa edizione di Caffè Scorretto. Abbiamo modificato l'orario, probabilmente oggi ci saranno meno contatti. Ma questo non è importante. È importante manifestarsi, fare sempre delle riflessioni insieme, rispondere ove possibile a una parte almeno delle, degli interventi che, e dei commenti che vengono rilasciati e fare degli aggiornamenti, aggiornamenti sulla settimana appena trascorsa ed eventualmente. Eh, prefigurare qualche scenario per quello che accadrà nella settimana che eh, entrerà tra tre giorni. Poi peraltro domani è il primo maggio e quindi dobbiamo comunque prendere le misure e capire che cosa accadrà in epoca di Covid sul primo maggio. Certamente una buona notizia è che non ci sarà il concertone del primo maggio, quindi gli assembramenti impediranno a, a quella kermesse di rappresentarsi non perché noi si sia contrari alle manifestazioni del primo maggio questo insomma non c'è bisogno neanche che lo stia qui a sottolineare e a precisare perché peraltro i sindacati di riferimento della destra italiana hanno sempre festeggiato la festa dei lavoratori ma perché il primo maggio di festa dei lavoratori non ha praticamente avuto più nulla lì a piazza san giovanni eh, ci sono stati appunto eh, dei complessi musicali che si sono alternati dal palco di Piazza San Giovanni, eh, ragazzi di ogni sensibilità e simpatia politica si affastellavano lì eh, all'ombra della Basilica di San Giovanni, che peraltro è bellissima, e i contenuti politici, i contenuti sindacali, la tutela dei lavoratori, la tutela delle fasce sociali più disagiate era diventata un orpello, anzi diciamo che era proprio scomparsa. Dai radar, eh, e quindi, insomma, questa è la ragione per la quale mi sono sentito dare questa stoccadina. Anzi, approfitto subito così archiamo la pratica del primo maggio per dire che la festa del primo maggio di domani, edizione 2021, io la dedicherei e so che mh, Fratelli d'Italia, coordinamento romano, quello guidato da Massimo Milani, sta inventandosi qualcosa e quindi attenzione anche al circuito. Web eh, alle grafiche che usciranno nei, nelle prossime ore per fare che? Per dedicare, dicevo, eh, questa festa dei lavoratori ai eh, non garantiti. Negli anni scorsi abbiamo, per esempio, festeggiato il primo maggio con delle interessanti eh, manifestazioni di piazza eh, e in particolare abbiamo guardato ai lavoratori autonomi. Non perché i lavoratori dipendenti, eh, sia chiaro, eh, non vadano eh, festeggiati, sono tutti lavoratori, tutti hanno una dignità. Diciamo che lo Stato italiano certamente non mette sullo stesso piano i lavoratori dipendenti con i lavoratori autonomi che invece vengono spesso e volentieri vessati. Intanto da una tassazione stellare, siamo arrivati a superare il 43%. Abbiamo avuto persino in epoca Covid un incremento della pressione fiscale dello 0,7% rispetto. Al 2019, quindi proprio non ci siamo perché non si può pretendere eh, di far lavorare delle persone, soprattutto i cittadini onesti che pagano le tasse. Perché poi c'è la storiella dell'evasione, ma quella la trattiamo casomai separatamente: eh, di fatto, ogni giorno sottraendo più o meno la metà della propria fatica e del proprio sudore. Eh, per offrire appunto allo Stato la metà circa della produzione della propria ricchezza, eh, magari senza avere in cambio eh, nessun tipo di servizio efficiente, eh, nessuna comprensibilità eh, anche delle procedure burocratiche e amministrative, eh, nessuna solidarietà, nessun rapporto d'amicizia. Quindi intanto cominciamo col dire che domani rimane ancora per noi la festa di tutti i lavoratori. E la prima categoria di non garantiti a cui vogliamo guardare è la categoria dei lavoratori autonomi. Ma da qualche tempo a questa parte voi vi siete sicuramente accorti, anzi sono anni che lo facciamo, che noi eh, orientiamo le nostre attenzioni verso i lavoratori cosiddetti precari, cioè quelli che sono figli del lavoro interinale, del lavoro affittato, del lavoro a tempo determinato che non diventa mai lavoro a tempo indeterminato. Che, nel quale comunque non rintracciamo alcuna verticalità, alcun processo meritocratico per la stabilizzazione. Ci sono lavoratori che sono capaci eh, di trovarsi in una situazione di disagio, di difficoltà, e cioè con un contratto a tempo determinato per anni, taluni addirittura per oltre dieci anni. Una situazione davvero scandalosa che noi non possiamo eh, assecondare. E tra queste situazioni abbiamo eh, di recente in particolare puntato gli occhi eh, sull'Amazon Amazon e sui giganti del web in genere, sull'e-commerce, su, eh, su questo, questo circuito pazzesco che ormai si è sedimentato e che sta paradossalmente con eh, la totale ignavia da parte dello Stato, da parte degli stati nazionali, sostituendo il. Commercio di strada, sostituendo l'economia reale, un eh, processo che è raccapricciante, che è spaventoso, che mette i brividi dietro la schiena, di cui nessuno può capire quali saranno davvero i punti di caduta finali, eh, un sistema anche eh, commerciale che impoverisce il territorio, che desertifica i centri storici, i borghi, eh, le periferie delle grandi città, eh, di fatto consegnandoli nelle mani del degrado talvolta della criminalità organizzata della delinquenza comune perché quando comunque questi centri questi tessuti urbani eh, si eh, spogliano di vitalità insomma è gioco forza è come in fisica se c'è un, uno spazio vuoto qualcosa comunque lo andrà a occupare ecco appunto eh, le parti eh, trascurate, eh, desertificate eh, del territorio italiano, dei territori di tutte le nazioni europee che si trovano sotto botta del commercio elettronico, eh, eh, rischiano di diventare degli spazi vuoti che possono essere occupati da queste categorie pers di persone. Eh, I disperati, i delinquenti, i criminali, gli spacciatori, eh, le prostitute, eh, gli occupanti abusivi. Gli immigrati clandestini creando poi delle sacche emergenziali su cui lo Stato magari si troverà costretto tra qualche anno, quando la situazione gioco forza diventerà ingovernabile, a mettere le mani. Questa è una premessa, eh, la considero tale perché è mia intenzione, visto che nella settimana appena trascorsa abbiamo avuto comunque nel calendario eh, politico eh, delle scadenze importanti farvi ascoltare eh, la parte finale della dichiarazione di voto fatta da Giorgio Meloni eh, martedì eh, sul PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, questo nome che abbiamo già criticato perché sembra fatto apposta per non far capire niente a nessuno, alla faccia della trasparenza e della democrazia accessibile, che è stato rielaborato il primo... Uh, piano fu uh, messo in campo dal uh, precedente presidente del Consiglio, uh, l'immarcescibile Giuseppe Conte, uh, l'avvocato tra molte virgolette del popolo. Un piano terrificante, inconcludente, vuoto di contenuti, assolutamente irrispettoso uh, delle prerogative, delle eccellenze, delle caratteristiche uh, e quindi delle potenzialità. Dello Stato italiano, oggi c'è una versione riveduta e corretta che di fatto è la fotocopia del piano di Giuseppe Conte. Stavolta è vergato da Mario Draghi, l'attuale capo del governo. Eh, di variazioni ce ne sono state pochissime, anche se queste pochissime variazioni in termini numerici prefigurano un aumento del prodotto interno lordo, del PIL, cioè della capacità di produzione. Di una nazione dello 0,6% rispetto al piano presentato da eh, Conte, ma siamo sempre a numeri, a mio giudizio, eh, ridicoli. Ascoltate eh, Giorgia Meloni che cosa ci dice nella conclusione della sua dichiarazione di voto martedì eh, scorso. Era presente Mario Draghi, gliele suona di, di santa ragione. Garle. oppure, atteso che lei ha, diciamo, nella sua maggioranza. La parte del leone la fa la sinistra, continuiamo a colpire i professionisti e le categorie produttive come piace fare a loro. Come si fa a garantire una giustizia veloce e la certezza del diritto e della pena quando lei ha una maggioranza che sostiene l'abolizione della prescrizione, che vuole inserire il principio del fine processo mai, ma che intanto lavora per cancellare il carcere ostativo, che è il principale strumento usato contro i boss mafiosi? E davvero è una vostra priorità salvare le aziende che stanno chiudendo con i loro milioni di posti di lavoro e certamente la nostra, perché io continuo a vedere, Presidente Draghi, invece, una visione un po ostile al mondo produttivo, guardi, ma molto colpito che nella relazione introduttiva del PNRR voi dite che nel ventennio dell'euro l'Italia è la nazione che in Europa è cresciuta meno. E poi però giustificate questa assenza di crescita scaricando la responsabilità sulle nostre imprese giudicate troppo piccole e troppo lente. Il che però mi concerta, Presidente Draghi, non spiegherebbe perché fino al 1999 i dati di crescita del PIL italiano fossero invece in perfetta linea con quelli francesi e tedeschi, perché non è stata colpa delle aziende italiane, è stata colpa della gestione di una moneta unica pessima ed è stata colpa di una svendita sistematica delle nostre infrastrutture strategiche che sono state trasformate in pozzi di petrolio da regalare a gruppi di potere privati modello le concessioni autostradali. Concluda. E allora, e concludo, Presidente, allora, lei capisce, quando parlate di valorizzare la concorrenza e di abbattere i monopoli, significa che combatteremo i nuovi oligarchi modello Benetton o significa che ce la prendiamo con le attività produttive e professioniste? Allora, presidente Draghi, un partito serio e concludo, presidente Figo, un partito serio non vota un documento così imponente e importante in assenza di risposte a domande come queste e a molte altre che potrei fare e non accetta il metodo di un piano volutamente tenuto chiuso in un cassetto e poi presentato al Parlamento con la formula del prendere o lasciare. E Fratelli Italia è un partito serio. E questa è la ragione per la quale per rispetto a noi stessi e per rispetto agli italiani, noi dobbiamo astenerci da ogni giudizio. E le garantisco però che quando il nostro giudizio sarà compiuto, beh, sarà libero e consapevole e non sarà come quello di molti altri qui dentro, viziato dall'interesse, dalla poltrona o dalla viltà. Grazie. Deputato Chiuto ha chiesto di intervenire, ne ha facoltà. Prego. Beh, la conclusione è stata davvero spettacolare quando si fa riferimento a chi svolge attività politica e pubblica per interesse. Eh, o per viltà, nascondendosi, non prendendo, comunque eh, delle iniziative che siano congruenti rispetto alla responsabilità che si porta sulle spalle. Il riferimento era a quella maggioranza che sostiene Draghi. Che, evidentemente, ha rinunciato anche a svolgere il proprio ruolo perché dei partiti che compongono l'attuale maggioranza, conosciamo diciamo così, i cavalli di battaglia principali, eh, non ci pare di riscontrare eh, all'interno di questo piano nulla, soprattutto per quello che attiene al centro-destra. Questo va detto con grande serenità, ma eh, anche cercando di dire la verità. La ragione per la quale Fratelli d'Italia ha scelto di stare all'opposizione intanto è perché la eh, democrazia si nutre di una maggioranza e quindi di un governo, ma si nutre oltremodo e forse soprattutto di un'opposizione che cerca di contribuire insieme alle altre forze parlamentari a dare degli indirizzi al, do, al governo, ma si carica anche il peso dell'attività di vigilanza e di controllo. Quando questa mh, opposizione non c'è stata, mi scappa la memoria all'epoca terribile in cui fummo governati dal governo Monti. Eh, tutti eravamo d'accordo perché tutti eh, rispondemmo positivamente agli appelli del sistema, chiamiamolo così. Era, erano gli anni in cui il Sole 24 Ore apriva con la prima pagina, eh, con un titolo a eh, N colonne, con su scritto Fate presto. Erano gli anni in cui Confindustria spingeva per un governo tecnico. Erano gli anni in cui. Nonostante il popolo delle libertà avesse stravinto le elezioni insieme al centrodestra e quindi l'Italia fosse eh, capitanata da un governo legittimo e scelto dai cittadini, eh, ci fu una sorta di congiura internazionale con una triangolazione tra la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy e il preside presidente emerito della Repubblica italiana. Eh, Giorgio Napolitano su cui ci siamo tante volte diciamo così interrogati sulla ragione per la quale una persona che festeggiava l'invasione eh, della eh, Repubblica Ceca eh, da parte dei carri armati sovietici potesse addirittura diventare la terza carica dello Stato tuttavia anzi fatto sta che questo è accaduto perché in Italia accade anche questo accade anche che vengono intitolate delle strade a Joseph Stalin, terribile dittatore comunista, piuttosto che a Lenin, piuttosto che a Palmiro Togliatti, a coloro i quali hanno eh, esibito il loro desiderio di essere cittadini eh, dell'Unione Sovietica piuttosto che cittadini italiani, perché questo dichiarò Palmiro Togliatti chiedendo la cittadinanza russa. <coughs> Ma insomma, queste sono storie che eh, sono se sepolte ormai dagli anni che sono trascorsi noi siamo inguaribili romantici anche un po' testardi eh, e comunque cerchiamo di trarre insegnamento dalla storia eh, in ogni caso e qualunque verso eh, la storia intraprenda ci sono state altre cose di cui si è occupato eh, il Parlamento in questi giorni però intanto facciamo alcune precisazioni sul PNRR perché comunque questo spazio il caffè scorretto serve anche a eh, fare controinformazione, una volta si chiamava così, è un termine desueto ma che rende bene l'idea. Il PNRR non ci convince anche perché è un piano copia e incolla, ecco, bisogna definirlo per quello che è. Se voi vi andate a vedere, nel caso in cui eh, vi possiate documentare, il piano presentato dalla Germania, quello presentato dalla Danimarca, quello presentato dalla Francia, quello presentato da Lussemburgo, quello presentato da tutte le nazioni europee, troverete la stessa identica solfa. Mentre per noi l'Europa non deve essere una melassa informe, non deve parlare una lingua sola, non deve eh, guardare soltanto alle caratteristiche socio-economiche di uno Stato nazionale tra tutti né tantomeno deve piegare gli interessi degli altri Stati nazionali a quello di uno soltanto. L'Unione Europea, facciamo così, chiamiamola col nome che deve, l'Europa dovrebbe essere un'orchestra, una sinfonia, ogni nazione dovrebbe suonare il proprio strumento e quindi un piano nazionale di ripresa e resilienza italiano. Dovrebbe essere chiaramente molto, direi, diametralmente diverso rispetto al piano presentato dalle altre nazioni citate. Se no, che senso avrebbe? Il piano italiano deve rispondere alle caratteristiche italiane. Quali sono gli asset strategici della nostra economia? Di cosa ha bisogno l'Italia? L'abbiamo detto tante volte, eh, bisogna però fare questo riepilogo. L'Italia è o non è? la nazione in cui il sistema socio-economico di fatto non si fonda sulla grande industria come la Germania, ma si fonda sulle piccole e medie realtà produttive? È così, c'è poco da fare. E quindi una nazione, uno Stato in questo caso, un governo in questo caso, che volesse eh, far levitare le piccole e medie imprese italiane, dovrebbe puntare sulle piccole e medie imprese italiane. Per farle crescere, per modernizzarle, per efficientarle, per renderle competitive rispetto anche ai giganti, competitori appunto delle altre nazioni europee. Ho detto in premessa che siamo stati capaci, persino sono stati capaci, di aumentare la pressione fiscale, portandola al 43 e passa per cento, di aumentarla dello 0,7 rispetto al 2019, una cosa inverosimile. Nelle condizioni in cui stiamo e in cui stanno in particolare le nostre attività produttive, significa essere davvero impietosi eh, ad aumentare la pressione fiscale. Poi che cosa c'è? Ovviamente i territori citati eh, sono tra loro confinanti, adiacenti, eh, si parla più o meno lo stesso linguaggio. Che cosa caratterizza l'economia italiana? È il Made in Italy. Eh, siamo o non siamo irripetibili? Siamo o non siamo? Geniali. Il nostro Made in Italy è moda, è design, è design industriale, è manifattura, è componentistica, è turismo. Il nostro Made in Italy sono i beni culturali sterminati, pazzeschi, i beni artistici che abbiamo in ogni città, praticamente, persino il più piccolo e sperduto comune d'Italia. Ha una chiesa con dentro qualche affresco. Di straordinaria importanza, che in qualunque altra parte del mondo sarebbe visitato da milioni di turisti. Noi siamo la nazione dei paesaggi indimenticabili, perché sì, è vero che da un punto di vista naturalistico ci sono nazioni che sono belle come la nostra, se non addirittura più belle della nostra. Ma dove lo trovi? Dove lo trovi un tramonto che mette insieme una irripetibile campagna sullo sfondo di un mar Mediterraneo che è ricco di storia, magari in controluce con un tempio della Magna Grecia che di fatto rappresenta l'inizio dello sviluppo di una civiltà nuova rispetto a quella che aveva tratto origine dalla Grande Re, Grecia e dalla tradizione ateniese. Dove lo trovi? Non c'è in nessuna parte del mondo, c'è solo qui. Siamo irripetibili. E le cose che abbiamo... Sono, come sappiamo, spesso maggiormente apprezzate da chi viene dal di fuori dei nostri confini o ci osserva dall'esterno piuttosto che da noi italiani, che sono, siamo scarsamente orgogliosi di ciò che abbiamo e di ciò che siamo, e talvolta siamo purtroppo troppo disponibili a cedere la nostra identità. Dovremmo valorizzarla. Allora, un piano nazionale di ripresa e resilienza. Dovrebbe partire dall'identità, non potrebbe che essere un piano fortemente identitario. I 209 miliardi dell'Europa dovrebbero andare esattamente lì. Per carità, un po' di digitale ci sta bene, come il cacio sui maccheroni. Per carità, non ci vuoi mettere un po' di transizione ecologica? E chi la può negare, anche perché se la neghi, chissà dove finisci. E noi siamo sempre stati ambientalisti, va benissimo, a patto che si riesca a capire che cosa significhi. Perché un contro è cercare la strada dell'energia sovrana prodotta a casa nostra, che ci renda autonomi e indipendenti, un conto invece è anche nel PNRR, anche con la versione moderna della transizione ecologica, eh, prendere le tecnologie straniere tedesche, casomai piuttosto che l'energia francese, nonostante sia prodotta con la fissione nucleare, pericolosa, nociva e ancora non si sa dove andranno collocate le scorie radioattive eh, da decontaminare nei prossimi secoli, un conto è andare a prendere le materie prime, prime provenienti per esempio dalla Cina comunista. Ecco, si può avere attenzione, si deve avere attenzione per l'ambiente. Ma si deve trovare la ricetta italiana, e per esempio la ricetta italiana, e quindi l'energia sovrana e quindi l'ecologia sovrana, qual è? È quella di combattere l'emissione in atmosfera di anidride carbonica, e quindi combattere le alterazioni climatiche, l'effetto serra, alla nostra maniera. Io so che molti ambientalisti non sono d'accordo, ma voi sapete, ascoltandomi, che io ho sempre detto ciò che penso e quindi non ho paura di confrontarmi con chi che sia, ambientalisti o non ambientalisti, industrialisti o altri. Il ponte sullo stretto di Messina toglierebbe dal campo una produzione di inquinamento per le acque e per l'atmosfera che è pazzesca e insopportabile. Quindi gli ambientalisti che fanno la battaglia contro la realizzazione del ponte sullo stretto, amici, amici ambientalisti, mi fanno un po' sorridere. Non solo, ma attraverso il ponte sullo stretto, da un lato combattiamo di fatto l'emissione di anidride carbonica in atmosfera, di piombo e, e polveri sottili in atmosfera, di eh, scarti eh, tossici eh, per eh, il mare e quindi anche per la fauna ittica, ma dall'altro con la realizzazione de, dello stretto eh, di Messina. Noi andremo a offrire finalmente delle grandi opportunità socio-economiche alla Sicilia, che è un paradiso terrestre in potenza, che è pieno, sterminato di occasioni, di, di natura, quindi in potenza di turismo, ma anche di prodotti di qualità, di agricoltura che purtroppo subisce la concorrenza anche per questo dei paesi frontistanti, quelli del Nord Africa è, sto, è, è storia. Nota ormai la concorrenza che svolgono eh, i paesi del Maghreb, la Tunisia, il Marocco nei confronti dei prodotti ortofrutticoli eh, siciliani e in genere italiani. Eppure lì, proprio a Vittoria, a due passi da Ragusa, nella parte sud-occidentale della Sicilia, è collocato il più grande mercato ortofrutticolo d'Italia, forse il più grande mercato ortofrutticolo dell'intero Mediterraneo. E beh, non vogliamo prendere queste eccellenze che ci manda la natura e cercare di trasferirle lungo tutta la filiera geografica italiana, lungo tutta la penisola, per poi poter approvvigionare eh, tutte le città e tutte le regioni italiane. E non vogliamo arrivare a intercettare i mercati che hanno fame di qualità italiana dell'Europa. Non vogliamo arrivare per esempio a Lione con l'alta velocità che parte però non da Torino ma da Palermo? Non ci vogliamo arrivare facendo il ponte sullo stretto? Eh, io penso che con una visione un po' più ampia le chiacchiere stanno a zero. E se c'è il ponte sullo stretto, vuoi scommettere che i carghi mercantili che partono dall'Asia e dalla Cina e che hanno costretto il canale di Suez a un raddoppio clamoroso negli ultimi anni? Vuoi scommettere che invece di passare per il Mediterraneo facendo ciao ciao con la manina, guardando l'Italia da lontano e eh, sviluppando la propria rotta eh, attraversate le colonne d'Ercole dello stretto di Gibilterra, eh, giungere dopo aver costeggiato il Portogallo nei porti di Rotterdam e di Amburgo, perché lì c'è la logistica, perché lì ci sono le basi di stoccaggio, perché lì c'è il digitale, perché lì c'è l'alta velocità, perché lì ci sono le autostrade, quando si fermeranno mai in Sicilia? quando ci si fermeranno mai se non facciamo il ponte e quanto vale quella ricchezza lì quanto vale quella ricchezza lì ecco di tutto questo nel PNRR Draghi non parla non ha parlato conte non parla Draghi questo non è un piano identitario questo è un piano copia e incolla non sviluppa le eccellenze italiane non è un volano per la nostra economia è lo sviluppo di alcuni asset che interessano più alle altre nazioni europee e del mondo, a quelle che magari sono etero dirette da circuiti importanti, dalla grande finanza, che poi è figlia di queste nuove occasioni che potrebbero anche essere utili o sono sicuramente se ci fosse una regia politica e non economico-finanziaria, mi riferivo prima all'e-commerce. Mica possiamo fare la battaglia contro l'e-commerce o contro il digitale o contro l'informatica o contro eh, le piattaforme eh, social o contro i giganti del web. No, nessuno vuole fare battaglie. Ma le regole ci devono essere, devono essere chiare e devono essere rispettate. Perché il liberismo non prevede assenza di regole, prevede che ci siano delle regole e con queste regole ogni azienda si misura. Pari a, a parità di difficoltà e di opportunità. Eh, se tu sei un gigante del web, come può essere Google, come può essere eh, Facebook, come può essere eh, Amazon, e sappiamo a quali nomi di famiglie ultra ricche corrispondano questi marchi, e poi non paghi le tasse, dove ti arricchisci, dove fondi il tuo mercato. E magari chi orbita nel tuo stesso campo, i piccoli produttori, eh, l'economia diffusa e reale, subisce la concorrenza sleale, non fosse altro perché paga il 43%, abbiamo detto poco fa, di tassazione al posto del 4%. Cioè, è una differenza abissale, ma come fai a vincere? Perdi sempre, eh, perdi sempre. Non c'è una possibilità al mondo di resistere finiremo tutti chiusi, saremo tutti rinchiusi dentro casa, perché per le comunicazioni basterà accendere un computer e farsi neanche più una telefonata come si faceva all'epoca di Checchennina, <ride> basterà addirittura fare una videotelefonata, fare una call per parlarsi in due, in tre, in quattro, in cinque, in dieci. Non c'è bisogno di niente, non c'è più bisogno di socialità. Ma mica vorrei uscire di casa per andare al mercato a prendere eh, un, un, un chilo di zucchine. O di, o di pere eh, o, o di ortaggi vari, ma non serve, ma non serve, te li portano a domicilio. Non so con quali modalità, se fosse esistito questo circuito qualche secolo fa, eh, si sarebbero utilizzati i piccioni viaggiatori per avere eh, eh, a, a, a domicilio i generi di eh, consumo eh, ordinari. Adesso.. Ci sono appunto queste tecnologie. Mica vorrei andare al cinema, che c'è a fare al cinema, al teatro, ma di che parli? Ci sono le piattaforme, ti colleghi, paghi un canone mensile. Più gente è collegata, più si abbassa il canone e stai dentro casa. Se ti va bene, puoi invitare forse dopo la pandemia qualche amico. E quindi il film te lo vedi in 5, 6, 8 persone dentro al salotto di casa. Non si, non si va al cinema, è uno spreco. Voi, voi mette che devi persino fare la fatica di camminare per poco, eh, perché poi si entra in una macchina e ci pensa l'autovettura a portarti a destinazione ma non c'è neanche più bisogno del televisore perché i film te li mandano direttamente sullo smartphone, sul telefono cellulare chiedo scusa per la distrazione e quindi te lo puoi vedere anche da solo, ti chiudi dentro una stanza e te lo vedi, mentre magari i tuoi figli stanno in un'altra stanza che fanno un'altra cosa e guardano altri film e tua moglie altrettanto è la società della solitudine, è una società triste che va abbattuta con impeto, con le nostre idee, con la nostra cultura di riferimento, con una socialità che è la struttura fondamentale e irrinunciabile su cui si è fondata la civiltà occidentale, affiancata ovviamente dai diritti. Abbiamo parlato in questa settimana anche di speranza. No, non mi riferisco alla speranza, mi riferisco proprio a Speranza. Lui, a Speranza, il ministro della salute, abbiamo parlato di Speranza perché abbiamo presentato una mozione per chiedere al Parlamento che fosse sfiduciato. Qualcuno ha detto: Ma è una mozione eh, velleitaria perché voi comunque siete gli unici che stanno all'opposizione. Che l'avete presentata a fare sta mozione? Tanto comunque era scritto che non sarebbe passata. Beh, quindi secondo questo principio non dovremmo più fare opposizione, dovremmo battere i tacchi ogni volta che entra qualche rappresentante del governo della maggioranza, del PD, del Movimento 5 Stelle e dire sì signore, l'opposizione fa l'opposizione, noi abbiamo presentato la mozione per sfiduciare speranza perché? Perché abbiamo offerto attraverso il Parlamento al governo stesso di riformarsi e di cambiare un ministro per dare l'idea della discontinuità rispetto alla tristezza infinita che ci ha accompagnato in questi 13 mesi, agli errori clamorosi che sono stati fatti per combattere il coronavirus o covid-19, che dir si voglia. Poteva essere un segnale. Magari salvando speranza da un punto di vista numerico, ma se per esempio i partiti del centrodestra avessero votato con Fratelli d'Italia, si poteva aprire una crisi dentro la maggioranza, la posizione di speranza sarebbe stata più debole e forse il risultato, l'obiettivo della discontinuità a beneficio dell'Italia rispetto a quelle norme capestro che ci sono state propinate, forse le avremmo portate a casa. queste idee innovative, questi modelli diversi, questa ansia di far coniugare la battaglia per vincere, sconfiggere il coronavirus con la battaglia per riconquistare il diritto alla libertà, la libertà di uscire di casa, ma anche la libertà economica, la libertà di intraprendere, la libertà di lavorare, la libertà di non indebitarsi, la libertà di non essere disperati perché un signore, lo Stato italiano, a un certo punto ti si è posto di fronte e ha detto, tu non puoi lavorare più. A quante persone l'ha detto? A quante categorie? Poi ci sono coloro i quali, anche per nostra iniziativa, hanno avuto la cassa integrazione perché qualificati come lavoratori dipendenti, il 70% dello stipendio pur non lavorando la propria azienda. E ce ne sono altri come i lavoratori autonomi, i commercianti, gli artigiani, i gestori di palestre, i baristi eh, e centinaia di altre categorie che non hanno avuto nulla o comunque quando hanno avuto qualcosa parliamo di elemosina, c'è cioè una differenza sostanziale. La Costituzione italiana prevede che tutti i cittadini siano tra loro uguali e quindi se dai il 70% giusto ai lavoratori dipendenti e devi dare il 70% del fatturato ante Covid ai lavoratori autonomi, ai professionisti, agli imprenditori, ai ristoratori, non è possibile fare diversamente, ovvero potrebbe anche essere possibile l'alternativa, lo sapete qual è? L'alternativa, invece che dare il 70% del fatturato, è quella di caricare sullo Stato i costi fissi perché, se tu, Stato, mi dici che da questo momento io non posso più incassare, cioè non posso più lavorare, come fai a pretendere che io paghi la luce, il telefono, la tari, le tasse, l'affitto? Cioè, se non incasso, dove li prendo i soldi per pagare? Ma vi rendete conto in che incubo ci hanno cacciato? Giuseppe Conte, il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico fino a oggi, perché essi sono provvedimenti che sono stati presi da Conte e purtroppo fin qui confermati anche da Draghi. È andata male? Perché ci hanno bocciato la mozione? No, è andata bene. È andata bene perché abbiamo fatto la nostra battaglia, abbiamo detto quello che pensavamo e abbiamo detto quello che secondo noi sarebbe stato necessario e utile non per Fratelli d'Italia, ma per l'Italia. Fare un salto di quota, cambiare marcia, cambiare impostazione, non copiare in maniera critica, anche qui, cosa che ha fatto il Comitato Tecnico Scientifico, le decisioni di altre nazioni. Ma cercare di essere rigorosi nel rispetto dei protocolli senza bloccare la vita umana. E poi abbiamo fatto anche di più. Ci siamo occupati del coprifuoco, abbiamo presentato un ottimo ordine del giorno per dire basta, basta, non se ne può più. Non esiste tu stato che mi dica se posso uscire di casa la sera, a che ora debba rientrare. Ma di che parliamo? Ma ci sono le libertà costituzionali che vanno comunque garantite. E tu, oltretutto, me le stai togliendo per futili motivi. Perché guardate, tutti sanno perfettamente che rientrare alle 23 o alle 24 non modifica minimamente la classifica dei contagi del Covid-19. Qual è l'incidenza? Eh, e quando abbiamo posto questa domanda, sapete che cosa ci hanno risposto? Un po' imbarazzati. Loro, signori che sono presenti all'interno di questo comitato tecnico-scientifico, ci hanno detto, e mica l'abbiamo detto noi che andava messo il coprifuoco? Noi non ci niente. È una decisione politica, quindi non è il comitato tecnico scientifico che ha detto ora ci vuole il coprifuoco, ma è quel genio, tra molte virgolette, di Conte che ha pensato di fare il fighetto andando in televisione e annunciando il coprifuoco. Questa è la storia. Cioè in un paese dove il turismo cuba tra il 15 con l'indotto e il 20% di eh, ricchezza di prodotto interno lordo, noi, il messaggio che abbiamo dato in questi mesi al mondo è che è meglio non venire in Italia perché chi è che andrebbe in Italia, cioè in qualunque altra nazione dove pende il coprifuoco? Il coprifuoco, anche come parola, non è che abbiano fatto particolari sforzi di fantasia, geni erano e geni rimangono. Gli avrebbero comunque potuto cambiare nome, lo potevano chiamare Pippo, o Blute o Paperino, un nomignolo qualunque, ma coprifuoco, ma no. Il coprifuoco sta in Siria, che è bombardata quotidianamente, una nazione in ginocchio dove non si può girare per le strade perché ti prendi una pallottola in testa. E lì ci può stare il coprifuoco. Non in Italia. Non in Italia. Ahòe, oh, eh, governanti, sveglia. E poi, qual è la ragione per la quale lo Stato, attraverso il governo Di Geni, ha emesso la disposizione sul coprifuoco. Ce la vogliamo dire tutta? Eh, è perché se c'è una ragione, l'unica ragione possibile è quella di evitare gli assembramenti. E dove stanno gli assembramenti dalle 22 in poi? Dove stanno? La movida. Allora, non mi esprimo sulla movida, perché pure questi ragazzi hanno fatto tanti sacrifici e magari... Ma lasciamo perdere. Facciamo finta che la movida sia da, diciamo così, evitare. Sicuramente nelle epoche eh, complicate di, di eh, contagio diffuso, di carenza di terapie intensive, di emergenza sanitaria, proprio tutto si poteva fare fuor fuorché la movida. i nostri ragazzi hanno protestato per questo impedimento. Però vi sembra una cosa normale. Faccio un'altra domanda retorica. Quanti saranno questi ragazzi che fanno la movida in Italia? quanti sono? 50.000? 100.000? Mi voglio rovinare, facciamo finta che sono 200.000, 300.000, 500.000, aggiudicato. E vi sembra una cosa normale che io blocco le libertà fondamentali di ogni cittadino italiano perché non riesco a mettere le forze dell'ordine, la Polizia Carabinieri, la guardie di Finanza, la Polizia Municipale, l'Esercito, nei luoghi dell'assembramento e cioè della movida cioè per colpire 500.000 potenziali ragazzi e dirgli che non devono assembrarsi tolgo con culco la libertà a 59.500.000 persone stanno fuori di testa talmente stanno fuori di testa che l'hanno buttata in politica e hanno detto: Ah, ma voi avete presentato l'ordine del giorno perché volevate mortificare la Lega di Salvini. Ma che c'entra, ma abbiate pazienza. Ma è ovvio ed è perfettamente legittimo che la Lega Nord e Forza Italia abbiano fatto una scelta diversa. Noi ci auguriamo che le loro idee e le loro posizioni dentro al governo Draghi riescano a fare breccia, perché le conosciamo queste posizioni. E quindi più successi avranno e meglio starà l'Italia e quindi meglio starà Fratelli d'Italia. Noi abbiamo semplicemente detto una cosa giusta e l'abbiamo formalizzata in un ordine del giorno. E io penso che il Parlamento italiano, quindi partendo dal Partito Democratico e non dai partiti di centrodestra e andando in là verso di noi, quindi transitando con il Movimento 5 Stelle, avrebbe fatto... Una cosa saggia a sostenere quest'ordine del giorno, perché il Parlamento ha il compito supremo di fornire indirizzi al governo. Quindi se il Parlamento avesse detto, vabbè, insomma, l'emergenza c'è stata, sta dietro le nostre spalle, adesso torniamo alla normalità, si avvicina la stagione turistica, come lo scorso anno il Covid-19 comunque abbasserà la propria capacità aggressiva facciamo che almeno il coprifuoco lo togliamo se il Parlamento avesse votato quest'ordine del giorno magari tutti i capigruppo per evitare che il Fratelli d'Italia facesse la prima della classe l'avessero firmato, sottoscritto noi avremmo fatto una cosa utile all'Italia questa è la ricognizione adesso vi faccio vedere un altro firmato che riguarda una cosa precisa che sta nel PNR ci sentiamo tra qualche secondo i 500 milioni destinati alla capitale d'Italia nel PNRR sono comprensibili delle risorse necessarie per gestire un evento di portata mondiale quale il Giubileo del 2025 Bene, lo Stato italiano chiede a Roma tradotto in euro nel 1 miliardo e 800 milioni più di tre volte questa elemosina imperegonda che hanno avuto il coraggio e la scontatezza di trascrivere sul PNRR prendendo addirittura i soldi a debito in prestito dall'Europa. Senza i soldi dell'Europa 21 anni fa ho stato piede a Roma. Una cifra pari a tre volte e più quella che Draghi ha destinato insieme alla maggioranza composta innanzitutto da PT e dal Movimento 5 Stelle alla nostra capitale. Non c'è altro da aggiungere, il PNRR c'è l'elemosina e l'elemosina si dà ai disiderati. Noi ci sentiamo orgogliosi di rappresentare l'Italia e la sua capitale. Non siamo disperati. E le mosine, volentieri se fossimo forza di governo la rischiremmo all'interno. Boh, la cosa veramente è clamorosa. Ci hanno pensato, guarda. Ce l'ho un eh? Ecco. Chi è? L'ho un Siamo qui sotto Palazzo Chigi, qui abita Mario Draghi, il capo del governo. Così, per curiosità occorre sottolineare il fatto che è romano, Mario Draghi è romano e noi oggi vogliamo qui parlare di Roma perché Mario Draghi, capo del governo romano, ha avuto il coraggio, l'intemperanza di scrivere nel piano nazionale di ripresa e resilienza. Dentro questo piano ci sono 500 milioni di euro, una tanto destinati a Roma sotto l'altisonante capito di Roma Caput Mundi. 500 milioni per fare la formazione, creazione di nuovi posti di lavoro nel settore turistico, gestire complessi restaurati, patrimonio culturale di Roma, next generation, U, rigenerazione e restauro del patrimonio culturale urbano dei complessi ad alto valore storico e architettonico, dalla Roma pagana alla Roma cristiana, interventi di messa in sicurezza, antisismi e sì, sì, perché no, restauro dei loro pubblici di interesse. Storico lungo i cammini giubilari della città, la città condivisa ed altre cose, io non voglio esagerare quindi ve le risparmio, ma ci sono persino altre cose. Beh, io penso che si sia davvero superata la soglia del ridicolo. Roma non ha bisogno, capitale d'Italia, capitale della cristianità, capitale universale della elemosina di nessuno. E per avere un parametro bisogna intanto spiegare. Quanti soldi la Francia, la Gran Bretagna e la Germania danno a Parigi, Londra e Berlino? Stiamo parlando di cifre altisonanti, miliardi e miliardi di euro, non una tantum come in questo caso, ma spalmate in un arco pluriennale proprio per garantire che queste capitali facciano non da cassa di risonanza, ma da locomotiva, almeno per le zone meno agiate di quei territori che possono usufruire della spinta propulsiva delle capitali per rigenerarsi economicamente, creare sviluppo, crescita, occupazione. Roma deve pagare 500 milioni di euro l'anno fino al 2050. Vale a dire che i 500 milioni di euro che stanno dentro il PNRR dati dal romano capo del governo Mario Draghi sono pari a una rata, una rata fino al 2050, quanti anni sono? 30 anni, una rata su 30 di questo debito. Altro che gestire l'evento straordinario giubilare del 2025, altro che risanare le periferie, fare la coesione sociale, restaurare i monumenti, rendere accessibili i siti archeologici, digitalizzare e fare delle, dei parchi e delle ville eh, romane, dei luoghi accessibili, puliti e decorosi. Ci stanno prendendo per i fondelli, Questa, questo stanziamento di 500 milioni è una vergogna, se lo devono rimangiare. Allora siamo tornati in diretta, avete potuto ascoltare questi due video. Uh, All'insegna della monetina, la prima era di 2 euro, quella che avete visto uh, risalire alla manifestazione fatta questa mattina dal coordinamento romano di Fratelli d'Italia di Gioventù Nazionale in uh, Galleria Colonna, e la seconda invece era da 1 euro, vedete che la svalutazione ha fatto brutti scherzi ed era un video invece composto all'indomani. Di questa notizia, penso che voi l'abbiate già ascoltata quindi non voglio dilungarmici troppo. Giusto il tempo solo per dire a coloro i quali non sono romani che badate bene: qui il campanilismo non c'entra niente. Questo io lo voglio sottolineare. Roma sì, è capitale d'Italia. Sapete benissimo che è una capitale importante: è capitale del Mediterraneo, è capitale della cristianità. È una capitale universale e l'Italia ha fatto di tutto per avere Roma dentro i suoi confini, dentro il suo apparato statuale. Ha fatto una guerra praticamente, insomma, perché la breccia di porte via, l'ingresso dei bersaglieri è stata un'aggressione, perché l'Italia aveva bisogno di Roma. E Roma ha bisogno dell'Italia, ci mancherebbe, c'è cioè una corrispondenza bionivoca. Ma probabilmente senza Roma l'Italia sarebbe stata spazzata via dalle potenze del nord Europa dopo eh, pochi mesi. Invece Roma ha evocato la conclusione di un percorso unitario, che in quanto tale non è negoziabile, d'accordo. Ma Roma deve essere messa nelle condizioni da parte dello Stato italiano di competere con le altre capitali occidentali, con Parigi, con Londra, con Washington o New York, che non è capitale, ma comunque è una grande città e forse il maggior simbolo. Degli Stati Uniti d'America deve poter competere con Bruxelles, deve poter competere con Berlino, questi sono gli standard e non è una questione che riguardi esclusivamente i cittadini romani: anzi, i cittadini romani, tutto sommato, possono star benissimo come stanno. Il tema è che una capitale, per ragioni che sarebbe lungo stare qui ad esaminare, che vanno dalla cultura all'urbanistica, alle reti, alla. Al sistema digitale, ai processi di automazione, al terziario, Roma, in quanto tale, può e deve diventare il volano, come è stato, almeno per quella parte dell'Italia che non ha la fortuna di poter avere una capacità produttiva eh, così importante. Perché il settentrione d'Italia sicuramente ha una capacità produttiva importante e ce l'ha anche perché lo Stato italiano nel corso degli anni, dei decenni, dei secoli eh, comunque ha concentrato le proprie risorse, i propri investimenti esattamente dove era necessario collocarli, e cioè nel nord Italia, per poter consentire attraverso le infrastrutture realizzate con i soldi di tutti i cittadini italiani il transito delle nostre ricchezze, delle nostre eccellenze, del nostro commercio <coughs> al di là della Corona Alpina, nel cuore dell'Europa ricca. Era fondamentale farlo, abbiamo fatto benissimo a farlo, però abbiamo scoperto fatalmente la coperta, i piedi, perché la coperta era corta, nell'altra parte dell'Italia che si è trovata in difficoltà e ha dovuto vivere in buona sostanza della bolla della pubblica amministrazione. Spesso sentiamo queste ricostruzioni, peraltro giuste, perché se uno non le qualifica... Sono dati incontrovertibili. I famosi forestali della Sicilia, che sono più di quelli dell'Alto Adige e dell'intero Trentino. <coughs> Ma quella è stata la risposta che ha potuto dare lo Stato, non potendo realizzare le stesse infrastrutture fatte al nord per traforare la cintura di castità rappresentata dalla eh, catena alpina. Eh, ha dovuto comunque, in qualche maniera, dare eh, qualcosa al sud per evitare che si. Che, che, che di fatto diventasse una landa desolata con un processo di, di, di eh, emigrazione non solo verso il nord ma anche verso altre nazioni del mondo. La capitale in quasi tutte le nazioni, soprattutto le nazioni occidentali, rappresenta esattamente questo, è un'opportunità, è una frontiera, è un orizzonte. È un laboratorio culturale, economico, commerciale, finanziario, industriale permanente e si deve tirare dietro le parti più depresse di un territorio nazionale. Quindi, quando parliamo di Roma, noi non parliamo di Roma da romani, parliamo di Roma da piemontesi, da lombardi, da veneti, da siciliani, da campani, da pugliesi, da abruzzesi. Parliamo di Roma perché parliamo dell'Italia perché vogliamo che l'Italia abbia come biglietto da visita una capitale di cui andare orgogliosa e che possa dare una pista alle altre capitali citate. Ora questi 500 milioni di euro sono una fregnaccia, diciamolo proprio alla romana, perché così tutti capiscono. Ci sono miliardi che fioccano ogni anno, ogni anno, dalla Francia verso Parigi, dal Regno Unito verso Londra dalla Germania verso Berlino e noi rispondiamo addirittura con i fondi che ci dà l'Unione Europea, con 500 milioni comprensivi delle necessarie attività che andranno svolte nell'anno santo del 2025, 500 milioni di euro fino al 2026 mi pare. Io penso che sia veramente paradossale. Ma insomma, avevo detto che non avrei parlato molto. Eh, il messaggio che lancio non è ai cittadini romani, è ai cittadini eh, miei connazionali di qualunque latitudine geografica dello stivale, perché la scommessa passa per tutte le meravigliose città italiane, tutte vanno ristrutturate, riammodernate, eh, rese più vivibili, modernizzate, eccetera. Ma qualunque sia la capitale, perché ci può essere anche un'iniziativa per portare la capitale altrove, io farei la stessa battaglia, fosse Milano, facciamo la battaglia per far diventare Milano migliore di Bruxelles, senza nessun problema, questo deve essere il segnale. Nessuna gelosia, nessun campanilismo, l'orgoglio della bellezza di qualunque città e, a maggior ragione, l'orgoglio da parte di ciascun italiano nel sapere che noi abbiamo una capitale meravigliosa e che non può essere lasciata al degrado per eh, ragionamenti assurdi o semplicemente perché il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, che in questo momento eh, hanno il governo della Regione Lazio e il governo della capitale, non hanno dimostrato e quindi non hanno eh, gli attributi per poter conferire a Roma gli medesimi standard delle altre capitali europee. Questo è quello che avevo da dirvi. Non voglio rubarvi eh, troppo tempo. Eh, saluto tutte le persone che hanno lasciato dei contributi, qualcuno fa anche qualche domanda bizzarra, qualcun altro fa delle domande che si potrebbero definire sconvenienti. Mm, io ne pesco dal mazzo due. Un, uh, una, una persona ha, ha, ha tirato fuori un commento uh, su uh, l'ennesimo Pateracchio che si sta. Diciamo così, palesando nella magistratura italiana il CSM, dopo lo scandalo Palamara, non è successo niente. Andava riformato il CSM, andavano riformate le regole di ingaggio, le regole di selezione dei giudici italiani. Siamo rimasti esattamente come stavamo prima. Anzi, abbiamo visto che il CSM, praticamente, attraverso alcune indiscrezioni che sono eh, trapelate. Uh, avrebbe anche, diciamo così, citato alcuni nomi di personalità politiche, il che significa comunque metterle in soggezione, tentare di condizionarle, questa è la storia, insomma, no? Non è che il CSM sia un circolo bocciofilo. <clears throat> è comunque l'organo di autogoverno della magistratura. Se dal CSM esce fuori il nome di chiunque, questo chiunque avrebbe qualche buona ragione mentre cammina o sta dentro casa con la propria famiglia per essere un po' preoccupato. Dunque non è accettabile che ci siano lottizzazioni, non è accettabile che correnti di un partito, il Partito Democratico, addirittura non bastava neanche che lo facesse il PD in quanto tale, si mettano intorno a un tavolo e insieme agli esponenti illustri del CSM si vadano a spartire le procure. È una vergogna oggettiva. E mi pare che fossimo tutti d'accordo su questo. Però vedete qual è la tecnica infingarda che viene messa in piedi. La tecnica è quella di dire che si farà qualcosa, ribadirlo, venirlo a raccontare persino come fece il ministro Bonafede al Parlamento italiano, l'ex ministro dei 5 Stelle, Bonafede, al Parlamento italiano. E aspettare intanto che il tempo scorra. E la polemica abbassi la sua eh, capacità aggressiva. E infatti per un anno non abbiamo più sentito niente. Voi avete sentito per caso parlare della riforma della magistratura, del ritorno a una terzietà della magistratura italiana, di una diversa modalità per selezionare i procuratori generali, di una diver diversa modalità per selezionare... I componenti del Consiglio Superiore della Magistratura? No, non ce n'è stata più traccia, perché al potere conviene che tutto rimanga così. E noi invece lo andremo a sollecitare, a impattare questo potere. Torneremo ancora una volta su questa, che è una battaglia di civiltà e che è una battaglia di libertà, perché la giurisprudenza non può essere... Strattonata a destra e a sinistra. Ci sono tanti magistrati, la maggior parte dei magistrati, lo abbiamo sentito tante volte dagli anni 80 a oggi, che sono brave persone. Però questi magistrati, brave persone, proprio perché sono la maggioranza, devono darci una mano a rompere questo meccanismo infernale che vede la magistratura trasformata in una so sorta di casta di parte. Bisogna rompere gli indugi e rendere accessibili tutti gli strumenti di selezione dei giudici italiani. E avere, come è capitato alla mia generazione quando ero molto piccolo, perché già quando sono cresciuto fioccavano gli anni 70 e c'era eh, magistratura democratica che di fatto era strettamente imparentata con Cuba e con Mosca e con Pechino e quindi era scarsamente serena, diciamo così nell'andare a perseguire alcuni reati cosiddetti politici. <ride> L'obiettivo resta quello di avere una magistratura terza e quando comunque un cittadino si trova davanti a un giudice deve sentirsi sereno, deve sapere che qualunque sarà la decisione, quella sarà presa da lui una decisione equa. La seconda osservazione che ci veniva fatta eh, riguardava un collega, oggi sottosegretario. Eh, Durigon della Lega Nord parole eh, diciamo importanti che di fatto eh, cercavano di stimolare Fratelli d'Italia e magari la mia persona in particolare, visto che il commento è sulla mia pagina, a chiedere eh, di rassegnare le dimissioni. Io, sinceramente, non faccio il magistrato se sono stati ravvisati dei reati nelle vicende eh, che hanno coinvolto eh, Durigon la magistratura se ne occuperà eh, il filmato che è stato messo in piedi è un filmato che io invito per chi lo avesse potuto intercettare chi non lo ha intercettato non lo vada neanche a cercare perché è monnezza è un filmato pieno di suggestioni rumori di fondo persone che salgono con un mitra sopra una macchina e si affacciano e sparano eh, al, al di là di un muro cose che non c'entrano niente con la storia di questo sindacalista che oggi è sottosegretario alle politiche economiche del governo italiano. <ride> si tratta di una serie di gossip di scarsissimo valore. Quindi io invito coloro i quali ci ascoltano e magari simpatizzano per Fratelli d'Italia, mi auguro ad essere un po' più disincantati. Non facciamoci suggestionare da queste ricostruzioni gossipare. Cerchiamo di essere sereni e di andare, perché questo è il trucco, e questa è la forza grande di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia, di, di andare nella nostra direzione, sulla nostra strada. Non c'è bisogno di eh, dossieraggi, perché comunque è palese che il filmato mandato in onda è frutto comunque di un dossieraggio, è frutto di, tra virgolette, fuoco amico. Io non mi farei suggestionare. Quando e se dovesse capitare in futuro che ci possano essere delle notizie di reato per Tizio, per Caglio, per Sempronio, c'è cioè un potere dello Stato, speriamo nel frattempo riformato, che dovrà occuparsene. Noi facciamo politica. Fare politica significa avere delle responsabilità pubbliche, delle responsabilità istituzionali, significa cer cercare di servire al meglio la propria comunità, cercare di studiare di avere dei valori, di metterli in ordine e di costruire le risposte che i cittadini richiedono per perseguire la via del benessere, per migliorare noi stessi e per offrire comunque un futuro a questa straordinaria nazione, che è stata grande per tanti secoli e che oggi sicuramente incontra qualche difficoltà. Con il piglio giusto, senza condizionamenti. Rispondendo a un atavico istinto di libertà, noi si può contribuire a creare la strada del riscatto nazionale, a rimettere l'Italia nella sua giusta posizione nel mondo. Caffè Scorretto vi saluta, ci vediamo la prossima settimana. Buonasera e buon fine settimana. Se noi intendiamo tagliarle. Oppure atteso che lei ha, diciamo nella sua maggioranza, la parte del leone e la fa la sinistra, continuiamo a colpire i professionisti e le categorie produttive come piace fare a loro? Come si fa a garantire una giustizia veloce e la certezza del diritto e della pena quando lei ha una maggioranza che sostiene l'abolizione della prescrizione, che vuole inserire il principio del fine processo mai, ma che intanto lavora per cancellare il carcere ostativo, che è il principale strumento usato contro i boss mafiosi? E davvero è una vostra priorità salvare le aziende che stanno chiudendo con i loro milioni di posti di lavoro? E certamente la nostra. Perché io continuo a vedere, Presidente Draghi, invece una visione un po' ostile al mondo produttivo. Guardi, mi ha molto colpito che nella relazione introduttiva del PNRR voi dite che nel ventennio dell'euro l'Italia è la nazione che in Europa è cresciuta meno. E poi però giustificate questa assenza di crescita scaricando la responsabilità sulle nostre imprese, giudicate troppo piccole e troppo lente. Il che però mi consenta, Presidente Draghi, non spiegherebbe perché fino al 1999 i dati di crescita del PIL italiano fossero invece in perfetta linea con quelli francesi e tedeschi, perché non è stata colpa delle aziende italiane, è stata colpa della gestione di una moneta unica pessima ed è stata colpa di una svendita sistematica delle nostre infrastrutture strategiche che sono state trasformate in pozzi di petrolio da regalare a gruppi di potere privati, modello le concessioni autostradali. Concluda. E allora, e concludo Presidente, allora lei capisce quando parlate di valorizzare la concorrenza e di abbattere i monopoli, significa che combatteremo i nuovi oligarchi modello Benetton o significa che ce la prendiamo con le attività produttive e professioniste? Allora Presidente Draghi, un partito serio, e concludo, Presidente Figo, un partito serio non vota un documento così imponente, e importante, in assenza di risposte a domande come queste e a molte altre che potrei fare, e non accetta il metodo di un piano volutamente tenuto, chiuso in un cassetto e poi presentato al Parlamento con la formula del prendere o lasciare. E Fratelli Italia è un partito serio e questa è la ragione per la quale, per rispetto a noi stessi e per rispetto agli italiani, noi dobbiamo astenerci da ogni giudizio. E le garantisco però che quando il nostro giudizio sarà compiuto, beh, sarà libero e consapevole e non sarà come quello di molti altri qui dentro, viziato dall'interesse, dalla poltrona o dalla viltà. Grazie.